Le frecce tricolore hanno tinto il cielo di bianco, rosso e verde, segnando un giorno memorabile. Sono state tantissime le persone che hanno scelto di sfidare il grande caldo di Lucifero, alla ricerca delle emozioni forti regalate dal jet MB-339 della pattuglia acrobatica nazionale, dall'elicottero di ricerca e soccorso dell'aeronautica militare, dai droni, dagli idrovolanti, dal pattugliatore aereo della Guardia Costiera. Un evento speciale anche perché è caratterizzato dal ricordo del pilota Marco Ricci, deceduto 2 anni fa durante l'Air Show, a cui il sindaco di Alba, Tonia Piccioni, ha voluto dedicare l'evento. Però oggi forse abbiamo dedicato questo evento, questa manifestazione, queste acrobazie delle frecce di colore anche a lui, a tutti noi, e sono veramente felice, ho una gioia dentro perché è un qualcosa che mi accompagnerà per tutta la mia vita, ma non solo penso a me ma a tutti coloro che hanno potuto ammirare queste eccellenze nazionali. Nonostante i dubbi nel riproporre lo spettacolo dopo gli avvenimenti passati, l'evento è stato un successo. Sotto il sole di agosto la città di Alba Adriatica è riuscita ancora una volta a sorprendere cittadini e turisti con uno spettacolo memorabile, dando appuntamento al 20 agosto per il carnevale estivo.